Ben ritrovate, finalmente ritorno in video dopo un sacco di tempo e ritorno con un video a cui sono veramente tanto legato, ovvero le risposte del questionario. Come avete appena visto, sono già state raccolte tutte le vostre domande nel contenitore, saranno estratte casualmente e questo video sarà in presa diretta. Ovvero sarà montato il meno possibile, giusto per lasciare più fluidità e più spontaneità anche alla narrazione, alle risposte. Che dire, io direi di iniziare subito a scartare le domande saranno appunto prese a caso dal contenitore e dai, partiamo con le risposte. Se dovessi cambiare radicalmente lavoro oggi, cosa faresti? Wow, bellissima domanda, molto difficile. Cosa farei? Allora, io nasco come grafico, poi adesso ho portato avanti tutto questo grande lavoro sulla salute mentale. Ecco, magari farei un lavoro innanzitutto meno digitale, probabilmente, perché sento parecchio, a volte, il distacco dalle persone a lavorare prettamente in digitale. Però cosa? Diciamo che il mondo della salute mentale mi ha lasciato tantissimo e l'idea di poter aiutare qualcuno umanamente forse mi spingerebbe a lavorare in quel settore lì, magari come educatore, una cosa di questo genere. Domanda estremamente difficile in cui si può dare veramente un ampio spettro di risposte, però rimaniamo su meno digitale e più umano. Sì, grazie della domanda. Allora, in questa domanda, che non è una domanda, ma ho raggruppato tutte le domande molto simili, che sono: da cosa è nato il tuo interesse per i manicomi? Da cosa nasce la tua passione per i manicomi? Perché fai questo lavoro? Perché hai scelto di parlare di manicomi? Da cosa deriva il tuo interesse alla salute mentale? E come è nata la tua passione, non in quanto fotografo, ma per andare a fare questo nelle case di cura manicomiali. Ecco, tutte queste le ho racchiuse in un'unica risposta per ottimizzare, per magari non farvi sentire troppe risposte tutte uguali. E allora, io su questa domanda ho fatto un video perché fotografare manicomi, che vi consiglio di andare a vedere se non l'avete visto. Però da dove nasce? Cercherò di essere sintetico. Nasce, io sono classe 80, 2 anni dopo la riforma. Io ho iniziato a fotografare archeologia industriale, ovvero le vecchie fabbriche non riconvertite, abbandonate, che raccontano comunque un'evoluzione nostra, storica, del nostro paese. Ho iniziato a fotografarle nel 2005 perché ero attratto dal rappresentare, dal raccontare delle componenti storiche e delle storie attraverso i luoghi vuoti e abbandonati. Quindi, dopo aver iniziato questo percorso nelle fabbriche, che io non ho trovato per niente stimolante o interessante, perché sentivo una carica emotiva molto bassa, era molto freddo come ambiente, quello delle fabbriche, ho scoperto casualmente, quasi casualmente, il manicomio. Il primo che vidi in una scampagnata che feci fuori città con un amico fu quello di Volterra e lì rimasi veramente colpito, perché il manicomio aveva a livello emotivo una carica molto più grande e comunque era qualche cosa di storico, era una forma, diciamo un ambiente che aveva a che fare, io credevo all'epoca, con la salute mentale basta, quindi con la medicina, quando poi in realtà scopro che il manicomio non è soltanto un qualcosa che ha a che fare con la salute mentale, ma è qualcosa che ha a che fare con l'intera società, qualcosa che ha un impatto sociale molto forte, è qualcosa che ha a che fare con il classismo, con le differenze sociali, che diciamo abbraccia sia il campo medico che il campo antropologico. Ecco, quando vidi il manicomio per la prima volta, io non ne sapevo niente della sua storia, di che cos'era questa struttura, se non lo spazio dove stavano i pazzi. E mi sono reso conto di essere carente in informazioni sul valore storico di questa struttura. E decisi di iniziare a fotografare nel 2006, quindi scoprire con lo strumento migliore per fare questo genere di cose, che è la fotografia, perché ti obbliga ad andare fisicamente in un altro posto e ti fa immergere in un'altra realtà, quindi attraverso la fotografia
che io utilizzo come metodo per scoprire realtà che non conosco, e perché ti ci immerge, ti ci butta proprio dentro, decisi di iniziare questo cammino che sto portando avanti da ben 14 anni, da 2006. Quindi per me era uno scoprire un mondo che sembra molto distante, quando in realtà è più vicino di quanto ci si possa immaginare. Le storie di queste persone, le storie di queste strutture, dei medici che hanno lavorato, di queste figure storiche che sono gravitate intorno all'ambiente manicomiale, sono un patrimonio culturale importantissimo, e le storie appunto dei pazienti ci offrono una chiara e lucida chiave interpretativa del presente. Questo è il motivo per cui ho scelto di seguire questo percorso che, come ripeto, non è soltanto legato alla salute mentale, bensì a qualcosa di più ramificato nella nostra società. Grazie a tutti per questa domanda. Potrebbe interessarti lo studio degli spazi manicomiali recuperati, mettendo in evidenza le nuove funzioni e i processi fondamentali per poter riacquisire il bene pubblico? Assolutamente sì! Chiunque tu sia, scrivimi, dimmi come fare ad avere questo materiale, perché ovviamente sì, sono più che interessato, perché comunque il superamento e il trasformare uno spazio, restituire diciamo uno spazio del genere alla collettività, è una missione che condivido tantissimo. Grazie davvero per l'offerta e spero che ti faccia sentire. Hai mai colto pentimento o comunque un'ammissione di aver fatto cose terribili da chi, se lo ha intervistato, ha lavorato in una struttura manicomiale? Sì. Mi ricordo una chiacchierata con un'infermiera, che poi la cosa interessante è che noi crediamo per terribili a volte le violenze, quando in realtà noi possiamo portare addosso dei rimorsi molto, molto più grandi per qualsiasi altra cosa. Ti faccio questo esempio. Io mi ricordo di una telefonata con un'infermiera, che se non ricordo male era un'infermiera del manicomio di Siena, mi diceva che aveva un rapporto molto amichevole con un paziente che una volta comunque superato il mondo manicomiale, quindi post 78, post 180, loro erano rimasti in ottimi rapporti, questa persona si ammalò di un male molto complesso. E lei, mi ricordo, mi disse che non ebbe il coraggio poi di andare a trovarlo, perché comunque emotivamente si sentiva male anche solo pensarci. Lui poi è scomparso, e quindi dietro questo gesto mi ricordo che lei portava vivo, vivissimo il ricordo e vivissimo il dispiacere di non averlo potuto rivedere. Quindi il rammarico sì, ma perché dentro queste strutture si creava un meccanismo empatico, anche una sorta di legame, nascevano dei legami che comunque erano importanti. Frase bellissima sempre dell'infermiera di Siena, mi disse: il manicomio non è un ospedale come gli altri, perché lì trovi pazienti che magari ci stanno tutta la loro vita, gente che è entrata dentro a bambina e c'è morta ultra ottantenne. Quindi non è un ospedale come i classici reparti che possiamo vedere, perché comunque una persona entra, subisce l'intervento o la terapia che deve subire e poi dopo esce. Là si poteva veramente assistere a delle lungodegenze immense, e quindi proprio necessariamente nasceva una forma relazionale fra l'infermiere e il paziente, e questa relazione ti coinvolgeva sia nel bene che nel male, quindi sicuramente si sviluppava una sorta di empatia, di emotività molto forte. E quello che ti posso dire è che comunque i ricordi di queste persone sono molto vividi, molto vivi anche nelle persone che hanno lavorato dentro. Quindi questo per rimarcare quanto questo ambiente non sia appunto un qualcosa che può lasciare indifferente. No, assolutamente no, c'è un coinvolgimento, in un certo senso ci può essere un coinvolgimento molto forte. Ecco, grazie per la domanda. Dove trovi queste energie e questa passione? Fantastico, la trovo in voi, assolutamente in voi.
te che hai fatto questa domanda, voi che state guardando il video, voi che commentate, voi che mi mandate la mail, voi che mi mandate messaggi, voi che mi telefonate, ecco, in voi, assolutamente in voi, perché tutto questo è cominciato con un gioco. Mi ricordo che nel 2006 iniziai a fare le foto non pensando appunto cosa ne avrei fatto di questo materiale, che è anche un po' una controtendenza, no? Di quando si parla dello sviluppo delle cose, delle attività, di avere le linee, no? Chiare di quello che fai. No, io invece ho iniziato sapendo, ascoltando un po' la mia vocina interiore, no? Che mi diceva: devi fare questo, ciao. Vai avanti, vai avanti. Io non mi sono posto una meta, ho soltanto detto che di intraprendere, andare avanti per questa strada finché avessi le energie. E io non ti nascondo che in questi 14 anni abbia avuto dei momenti veramente, veramente no, veramente no. Io te ne racconto uno in particolare nel 2012, quindi 6 anni dopo il mio inizio di questo lavoro, ero cascato in un imbuto, cioè mandavo richieste, non venivano ascoltate. E tutto veramente si era dilatato, i tempi erano immensi per fare qualsiasi cosa. Io ero frustrato, frustratissimo, perché comunque convivi, no, con questa serie di emozioni. E mi ricordo che pensai di avere qualcosa di sbagliato. Io probabilmente sbagliavo a fare le fotografie, sbagliavo a fare quello che stavo facendo, e contattai Andrea Abati, che spero veda il video. Che è un fotografo molto importante sul territorio pratese, si è occupato di urbanistica, trasformazione urbana, cioè veramente un fotografo estremamente interessante. E presi un appuntamento con lui e anche un amico, gli portai il mio portfolio di scatti. Mi ricordo benissimo, e lui mi disse: io gli chiesi se potevo fare un corso con lui perché io mi sentivo inadatto, no? Quando non avevi feedback, niente, inadatto. Lo guardo le foto e mi disse: me ne rimise a posto e mi disse: vai, non hai bisogno di fare nessun corso, nessun workshop con me. Io gli dissi: ma come, Andrea? Ma com'è possibile? Vai, vai, quando sei in questi momenti qua, continua, continua. E io a malincuore presi il mio blocco con le foto e andai via. Po' rattristato, dicevo: continuerò, continuo, e quindi ricontinuo, rimando, rimando, ritelefono, ritelefono. E le cose poi dopo più avanti si sono sbloccate. Che cosa è successo? È successo che nel 2018, quindi altri 6 anni dopo, io ho presentato Anime di Cartapesta, una piccola pubblicazione che adesso farà un restyling in digitale, a una biblioteca a Prato, la Biblioteca Lanzerini, all'interno di un festival per il 40° anniversario della legge 180. E fu un bellissimo incontro. C'era anche molta gente a seguire la presentazione, fra cui c'era lui. E io non l'avevo visto, non l'avevo visto. E io praticamente, una volta che mi ero messo a salutare le persone che erano venute a vedermi, spunta anche lui e mi fa: ciao ciao, hai visto che avevo ragione? Ecco, io questa frase qui che veramente mi emoziono tutte le volte, questa storia mi emoziona tutte le volte che la racconto, è stato un grandissimo insegnamento. Le persone per me sono il mio carburante, le emozioni e comunque le persone mi dicono, mi confidano, mi raccontano, sono il mio carburante più grande, perché per me voi siete la risorsa più preziosa che io ho, assolutamente. E cercare di offrirvi il meglio è veramente la mia missione. Grazie per questa domanda. Ritieni possibile una collaborazione per lavorare su un documentario? Wow, ma assolutamente sì, certo, assolutamente sì. E tra le altre cose, lui, questa persona che mi ha scritto la domanda, mi ha contattato poi alcuni giorni dopo il questionario, quindi non ha aspettato la risposta pubblica, e ho confermato anche a lui telefonicamente che sì, sono più che disponibile a collaborare con un documentario, perché più sistemi, più veicoli, più canali
abbiamo a disposizione per veicolare e sensibilizzare un messaggio così importante, e meglio è. Grazie per la domanda e per l'offerta. Realizzeremo il nostro progetto? Potremmo pensare di farlo in parte su questo tuo profilo Instagram, che è bellissimo. Un abbraccio e ancora complimenti. E a questa domanda si è firmata è Tatiana, la mia carissima amica grafologa. E sì, ti dico di sì, lo realizzeremo il nostro progetto. Non sappiamo quando, ma lo faremo. E la prima anteprima, diciamo, di questo progetto sarà dedicata al restyling di un ebook che ho già fatto. Allora, per andare, per tirare giù la maschera e per essere più espliciti possibili, il progetto in questione è una digitalizzazione di lettere non spedite dai pazienti. E la Tatiana, questa mia amica che ho conosciuto durante un corso online di grafologia che ho fatto sulla piattaforma Abacus Online, crearci magari una pubblicazione e iniziare comunque a divulgarlo attraverso il canale Instagram. Però, siccome è un progetto probabilmente che non sarà fatto nell'immediato, forse si parla 2021, speriamo, allora sarà data un'anticipazione nel restyling di un ebook che ho già realizzato, che è Perdona il malscritto, lettere di Annalisa, 1938-1941. In quell'ebook sarà fatto un restyling e sarà ampliato con sia una parte visuale, quindi sarà ampliato con le vere lettere in cui chi lo vedrà, vedrà anche lo scritto reale di Annalisa, e più con degli appunti, delle analisi della nostra mia grafologa Tatiana, che comunque mi concederà per questa piccola pubblicazione. Quindi sì, ci riusciremo, dai, basta avere un po' di pazienza, ma ci riusciremo. Grazie carissima e a presto. Ti diverte fare quello che fai? Sì. Tantissimo, veramente tanto. Mi fa arrabbiare anche tanto, mi stanca anche tanto, ma sì, mi diverte molto, perché io qua riesco a mischiare la mia competenza di grafico cartaceo e web che ho da tanti anni ormai, e mi permette di sperimentare tanto in un settore in cui non è così sviluppata questa forma di comunicazione. Quindi per me tutte le volte che faccio una cosa su un qualsiasi progetto, su questo, sulla mia ricerca, è uno sperimentare, una cosa nuova, e quindi sì, da morire, mi diverte tantissimo. Grazie della domanda. Cosa senti quando entri in un ex manicomio e che sensazione porti nella tua quotidianità? Domanda molto complessa, grazie infinite. Io negli ex manicomi ho sempre trovato questo silenzio importante, il silenzio molto forte, che a me ricaricava in certo senso, mi faceva immergere, mi permetteva di immergermi in un contesto che non conoscevo e di vedere il mondo in una chiave diversa. Perché è un po' come fare un upgrade, secondo me, entrare in spazi del genere, perché entriamo a conoscenza di uno spaccato di dinamiche sociali che non conosciamo e che a volte ritroviamo, chiaramente con le dovute proporzioni, però dei meccanismi anche nel mondo esterno. Io tutte le volte che sono tornato a casa da esperienze del genere sono tornato indubbiamente ricaricato, molto stanco, però sono tornato migliore. Almeno io mi sentivo bene, perché io sono convinto, lo ripeto sempre, io quello che riesco a dare con questo lavoro alle persone non è minimamente paragonabile a quello che questo mondo ha dato a me, perché a me ha fatto veramente crescere tantissimo, mi ha fatto lavorare tanto sulla paura, sui meccanismi di esclusione, sullo stigma, e vedi un mondo diverso, sì, vedi effettivamente un mondo diverso, e di questo ne sarò sempre debitore. Mi ha insegnato tanto questa mia ricerca, questo mio percorso, e mi ha insegnato tanto anche la fotografia abbinata proprio appunto a questa realtà, e gliene sarò sempre debitore, assolutamente. Grazie della domanda. Se potessi tornare indietro nel tempo, ti lanceresti nuovamente in questa avventura?
Ma certo che sì, assolutamente sì. Questa avventura è una parte assolutamente integrante della mia vita. Giacomo Duni è così perché segue cose un po' al limite, segue questi ambienti non convenzionali, fa una ricerca del genere, strana, ai più, però io sì, non riesco a immaginarmi fuori da sto mondo, assolutamente. Quindi appunto se si dovesse tornare alla domanda iniziale del lavoro radicale, che cosa farei se dovessi cambiare lavoro, è probabilmente qualcosa dentro questo ambiente. Perché io non riesco, cioè è una parte veramente troppo grande della mia vita. Non posso separarmene. Tornassi indietro lo rifarei sicuramente. Perché appunto mi ha dato talmente tanto che sarei un pazzo a privarmene. Ecco, diciamoci la verità. Grazie. Qual è il luogo che ti ha più addolorato e fatto sentire smarrito tra quelli che hai fotografato? Allora, ogni luogo a suo modo mi ha fatto sentire smarrito e mi ha dato emozioni, assolutamente. Però, se devo risponderti alla domanda e devo scegliere uno, il manicomio in cui ho avuto emozioni più forti e mi ha fatto veramente sentire impotente da un certo punto di vista, è stato Cogoleto, perché è l'area manicomiale più estesa d'Italia. Si parla di più di 1 milione di metri quadri di superficie, più di 50 strutture, edifici al suo interno, padiglioni. E io mi ricordo ci sono stato 3 giorni dentro a fare il servizio fotografico. Ed era un vagare dentro un villaggio, un piccolo paese abbandonato. È stata un'esperienza fortissima, sia perché è stato uno dei primi manicomi che ho visto, sia perché era talmente vasta, talmente grande, talmente densa di storie, di particolari, che eri un granello dentro questo immenso calderone di umanità che ha visto passare tantissima umanità. È uno dei posti a cui veramente sono più legato. È una città, Cogoleto, in cui spesso sono andato a presentare il mio lavoro. Cioè, è nato proprio un legame molto forte anche con quel territorio, che ringrazio che in tante occasioni è riuscito ad adottarmi. Per me è un po' una seconda casa, quella simpatica località marittima. Cogoleto, sì, ecco, ora, con questo tono un po' sognatore, sì, Cogoleto è indubbiamente un manicomio a cui sono più legato e che emotivamente mi ha dato di più. Poi, altro dettaglio, la storia del presepe è comunque legata in quella struttura, quindi sono molto, molto coinvolto in quel complesso manicomiale. Grazie di questa domanda. Ci sarebbe modo di poter visitare dei manicomi insieme, anche con la guida? Certo, e qui si va con una novità, perché mi sto accordando con delle aree più locali, quindi in primis mi sono mosso con la Fondazione Tobino di Lucca per poter iniziare a portare io le persone in visita nelle ex strutture manicomiali, quelle accessibili, fare una sorta di guida di accompagnamento, guida, fare una sorta di guida, di accompagnatore in cui racconto la mia esperienza, si racconta la storia, si valorizza, si crea dei mini eventi in cui si possa valorizzare al massimo la struttura, ma sì, ti posso dire, si potrà fare. Al lavoro sono per un primo giro in questa struttura di Lucca, poi studierò di poter estendere le visite anche a musei dedicati a persone che hanno vissuto in manicomio, sono morte in manicomio, quindi cercare di creare una serie di location, trovare una serie di location che comunque valorizzino la memoria storica manicomiale e accompagnarvi. Sì, questo ti posso dire che sarà una delle novità del 2021. Grazie per la domanda. Come fai a rendere economica un'attività simile? Ecco, domanda veramente molto, molto difficile. Allora, facciamo un po' un punto. Io ho
ho lasciato il lavoro da dipendente nel 2019 e diventerò professionista a breve. Farò una partita IVA che raggrupperi più cose insieme. Quindi la mia idea è quella, poi comunque su cui sto testando, è quella di creare tanti piccoli prodotti, tante piccole attività. Quindi come si fa a rendere economica un'attività del genere? La si fa avendo un asset in cui produci contenuti, che in questo caso è il blog, piattaforme in cui condividi e crei relazioni con la gente, che sono i canali social, dopodiché devi pensare a dei prodotti. Io, diciamo, sulla mia attività su giacomodoni.com cerco di dare più forza ai prodotti, cosa che, per dire, con una competenza di grafica posso fare un servizio, non un prodotto. Mentre giacomodoni.com avrà una serie di prodotti, questo è un po' la mia filosofia. Ci sarà il prossimo anno gli incontri per mano, dove si faranno approfondimenti e piste teatrali totalmente in chiave digitale, ci saranno visite guidate, ci saranno restyling agli ebook, ai 3 ebook che ho realizzato, che diventeranno dei piccoli ebook con un costo. E se mi dirai, ma perché adesso sono gratuiti e li trasformi in prodotti a pagamento? Perché, sembrerà surreale, ma perché devo levare quella modalità di diffusione lì? Perché quel plugin, quella opzione che ho sul tema mi sta creando problemi con il sito. Quindi sono costretto a toglierla. E mi sono detto, a questo punto cerco di fare un prodotto più alto, quindi coinvolgo più persone, cerco di avere più contributi, rifaccio un restyling del prodotto e gli do una cifra simbolica. Ecco, si rende, secondo me, sostenibile se crei diversi prodotti, inizi a creare prodotti per quello che racconti. In più si somma la competenza di grafica, che è un qualcosa che come servizio io rivolgo molto per qualsiasi attività, anche formativa volendo, che per ora non me ne sono capitate, però come servizio grafico in questo ambiente sì, lo offro, e anche quella è una porta di entrata. Però, per rimanere sul tema di che cosa fai per rendere economica un'attività del genere, è creare prodotti e lavorare sulla sua vendita. Il vantaggio che abbiamo oggi è che puoi fare tutto questo nel digitale, in automatismo. Io amo l'automatismo, quindi creare una rete automatizzata in un certo senso riesca a alimentarsi e che possa contribuire a pubblicizzare. Altra cosa che entrerà a breve e sarà mi auguro riesca a essere una fonte, un'altra piccola fonte di reddito, la libreria che aprirò fra quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Sto già lavorandoci, è un lavoro abbastanza complesso, dove raccoglierò tutto quanto il materiale, in cui non si comprerà niente da me assolutamente, però comprerai su altre piattaforme e avrò una piccola commissione dalle vendite sulle altre piattaforme. Quindi ecco, in sintesi si rende economica un'attività del genere creando prodotti e situazioni che siano appunto prodotti vendibili. Quello sì. Grazie. Post produzione sì o post produzione no per le foto? E se sì, perché? Ma post produzione assolutamente sì. Direi proprio di sì. Sì. Ma io non sono uno di quelli che dicono, ma è un po' come rubare, come barare, usare la post produzione. No, non è così. Allora, innanzitutto bisogna guardare la finalità delle nostre foto. Secondo me quando si fa una foto, la cosa importante è perché la stiamo facendo e qual è il nostro scopo, qual è lo scopo di questa fotografia. E nel caso comunque sia quello di circolare per il web e acchiappare un'occhiata, acchiappare l'attenzione e da lì poi magari coinvolgere l'utente verso un discorso più approfondito ambiente che magari non conosce, ti dico perché no, sarebbe sbagliato non farla la post produzione. Io la faccio, non tantissimo, chiaramente. Se poi mi viene a dire post produzione che è fotomontaggio, quindi metti persone, metti oggetti e metti cose in una foto, allora ti dico no, perché a quel punto vai a creare un'immagine che non è poi nelle mie corde fare una cosa del genere. Però se è correggere comunque i toni, i mezzi toni, le ombre, le luci, anche un po' la saturazione, per rendere uno scatto più coerente con quello che vuoi raccontare,
sì, perché no? Cioè, se lo scopo dello scatto è quello di poter interessare, incuriosire le persone ad approfondire l'argomento e la post-produzione dà una mano in questa cosa, sarebbe sbagliato non farla, assolutamente sbagliato. Grazie per la domanda. Cosa pensi dello stigma ancora presente nella società verso le persone con disturbi mentali? Questa è ovviamente una domanda complessissima e penso che sia un grande, grandissimo problema dei nostri tempi. Lo stigma comunque è un problema diffuso a tante situazioni e penso che sia il vero nemico da dover combattere, lo stigma, perché è quello che genera poi tantissimi problemi, quello che genera le distinzioni, che genera il classismo e lo stigma è una bestia molto complessa. Il mio lavoro ovviamente si spinge a cercare di combattere lo stigma e io sono convinto che ognuno di noi, nel nostro piccolo, con una microazione quotidiana, banalissima, possa contribuire a combattere lo stigma. Lo stigma è qualcosa che apprendi, non ci nasci con la tendenza a stigmatizzare. È una cosa che apprendi dall'ignoranza, apprendere dall'ignoranza, una conseguenza, diciamo, dall'ignoranza. E quindi il lavoro che c'è da fare è correggere alla base l'ignoranza, è seminare curiosità, seminare riflessioni, spunti, punti di vista diversi. Questo è quello che bisogna fare per contrastare lo stigma. Lo stigma è effettivamente una piaga sociale molto, molto complicata che andrebbe estirpata veramente. Grazie. Hai mai pensato a come ti saresti comportato se tu avessi lavorato in un manicomio? Sì, a volte ci penso. Anche se appunto mi riallaccio al lavoro che vorrei fare, l'unico problema che ho è che io sono veramente tantissimo, tiro giù la maschera, empatico, sensibile e io mi commuovo con estrema facilità. E la mia paura è che lavorando a contatto con realtà del genere possa effettivamente a livello emotivo subire tanto da questo mondo, magari non riuscire a separarmi abbastanza. Penso che per me magari sarebbe molto, molto forte, però è una curiosità che mi attrae perché comunque lavorando trasversalmente in questo campo da anni è un mondo che veramente mi affascina anche da quel punto di vista lì, proprio dal punto di vista umano. E non penso che avessi in una vita precedente oppure in un futuro alternativo in cui magari avessi intrapreso la carriera di lavoratore dentro un manicomio, magari avessi retto emotivamente bene. Temo proprio di no, ecco, te lo dico sinceramente. Grazie per la domanda. Non ho domande, mi è venuto ora in mente un desiderio, una ricerca sull'art brutte. Fantastica, bellissima, bellissimo desiderio. Cercherò davvero, chiunque tu sia, ti prego di farti sentire, uscire pubblicamente allo scoperto, cercherò di risolverti questo desiderio perché fra le varie uscite che avevo in mente di fare il prossimo anno ce n'è anche una a un museo di arte brutta. Quindi sarà una tematica che probabilmente nel 2021 tratterò anche in modo approfondito. Quindi continua a seguirmi e cercherò di fare il possibile per esaudire il tuo desiderio. Grazie. Per chi non lo sapesse, l'arte brutta è l'arte spontanea creata dai pazienti manicomiali. Se tu potessi viaggiare nel tempo, in che periodo vorresti andare? Ti piacerebbe avere l'opportunità di cambiare un evento del passato, storico o personale? Mi sa che le domande sono due. Sì, va bene uguale, anche se sono due va bene uguale. Grazie per la domanda, interessante. Allora, io andrei probabilmente negli anni 70, quindi io, Giacomo di adesso, 39enne, sarebbe catapultato. Si catapulterebbe negli anni 70, non soltanto per la qualità del cinema e della musica, ma perché mi piacerebbe vedere da vicino questi personaggi che hanno contribuito al superamento dei manicomi, Basaglia e tutto il mondo quell'energia veramente che si respirava in quel periodo lì, e poterli vedere di persona, perché per me sono delle figure. Basaglia è morto nello stesso anno in cui io sono nato, quindi
l'idea di poter vedere le lui e comunque tutto quel movimento, tutto quel periodo storico che io ho scoperto soltanto leggendolo, alcune persone le ho avuto la fortuna di poterle conoscere, però ecco, sarei molto incuriosito di quel periodo storico là, anche per sentire un po' l'aria che si respirava nel superamento dei manicomi, questa voglia di rivoluzione culturale. E se cambierei qualcosa? No, perché non voglio usare la frase fatta del quello che sono oggi è grazie ai miei sbagli. Sì, perché comunque è così, nel senso, per me l'errore è la strada più veloce per l'apprendimento, quindi l'unico magari rimorso che posso avere è di non aver fatto abbastanza sbagli, perché comunque l'errore è quello che ti fa capire un po', ti fa anche un po' prendere le misure, ti fa capire fin dove ti puoi spingere. Dio benedica gli errori, e quindi io non cambierei assolutamente niente, non cambierei assolutamente niente. Tutti gli errori che ho fatto li rifarei, sì, assolutamente sì, perché col senno di poi crediamo errori, ma quando li abbiamo commessi spesso e volentieri eravamo convinti che quella era la cosa giusta da fare, quindi assolutamente sì. Li rifarei tutti quanti. Grazie. Cosa manca alla nostra società per avere reale consapevolezza sulle malattie mentali e perché è così difficile capire cosa vive chi soffre di un disagio mentale? Dal punto di vista personale, quali emozioni ti ha regalato questa tua ricerca negli ex manicomi? Ah, wow, domanda super. Cosa manca? La società chiaramente è diventata meno empatica, più che comunque va avanti il mondo, più che va avanti il capitalismo. Guarda, ne approfitto per farti vedere un libro. Eccolo qua. Classificare, separare, escludere, di Marco Aime. È un libro interessante di antropologia e parla appunto di come l'evoluzione comunque industriale, capitalistica, sia andata di pari passo spesso con le problematiche di integrazione fra le varie persone, perché comunque il capitalismo, come spiegato in questo libro, è molto interessante, spinge a creare individualismo, non crea comunità. Quindi più un regime, definiamo un regime comunque capitalistico, cresce, e più che gli individui dentro questi ambienti diventano individuali. Quindi diventando individuali c'è una minore empatia dell'altro, c'è una chiusura maggiore verso gli altri. E ora io ho fatto una sintesi super semplicistica di questa cosa, perché la pubblicazione che consiglio effettivamente, Classificare, separare, escludere, Razzismi e identità, è una pubblicazione molto profonda e tratta tantissimi argomenti ed è veramente interessante, poi scritta benissimo. E quindi quello che manca è un senso comunitario. Infatti questo fa riflettere come le realtà più povere, diciamo, a livello economico, e che in cui il capitalismo è meno penetrato, siano molto più comunitarie rispetto alle realtà capitalistiche. Ora non voglio fare un discorso sul capitalismo, non ci mancherebbe altro. Però quello che manca è forse un senso di empatia, un senso di comunità, umiltà e empatia, sicuramente. Sicuramente empatia. E quello che mi ha lasciato tutta questa ricerca è stato veramente una ricchezza, è stato un toccare un'umanità che per me era sconosciuta. Se si pensa, l'Italia ha avuto circa poco più di 70 manicomi attivi. Fai conto negli anni in cui questi manicomi erano in attività fino alla loro chiusura, ci sono passate talmente tante persone dentro da poter creare uno stato. Cioè il manicomio, veramente questa interessante riflessione che ti sto dicendo, che me l'ha riportata al teatro periferico, è un po' come dire è uno stato di invisibili. Ecco, quando ti era la possibilità, l'opportunità, la fortuna di toccare con mano questo stato di invisibili, capisci tanto di quello che hai, di quello che potresti perdere, di quello che hanno perso,
Quindi se sei un minimo empatico e entri in contatto con questo mondo di esclusi, torni a casa arricchito, arricchito di di un carico umano importantissimo, importantissimo. Io effettivamente non mi ritengo veramente fortunato di aver scelto questa strada. Quindi questa umanità talmente fragile, dura e difficile è un'umanità autentica, vera, che ci sbatte in faccia delle problematiche che tuttora oggi esistono. E quindi esci da un ambiente del genere con questa consapevolezza in più che manca a chi non li ha mai visti. Questo penso sia la vera qualità infinita che una struttura del genere può offrirti. Grazie infinite davvero. Cosa ti spinge ancora e dopo così tanto tempo a seguire questa tematica molto particolare? Difficile anche questa domanda. Cosa mi spinge? Beh, l'energia che mi trasmettete voi, l'idea di avere una responsabilità, di avere una responsabilità, di avere una competenza, che è la grafica, un po' di competenze nel digital marketing, un po' di competenze in comunicazione, che se si mischia a un messaggio da poter veicolare è una vera responsabilità. E per me è molto importante cercare di restituire alla collettività questo patrimonio culturale, collaborare con chi ha bisogno di aiuto nel creare qualcosa che permetta loro di inviare messaggi migliori, comunicare in modo migliore. Io, come ho ripetuto, nasco grafico e la grafica fondamentalmente l'ho sempre vissuta più come una skill, come una capacità, non tanto come un mestiere, perché io spesso e volentieri spazio fra le cose. E quindi la grafica è sempre stata una costante che mi ha accompagnato, perché comunque è un modus operandi che ti permette di veicolare messaggi migliori, ti permette di creare cose con un iter, con un metodo, con un sistema. Se questa cosa che crei serve a qualcosa, serve ad aiutare le persone in un certo senso, serve a illuminare le persone, serve a incuriosire, a insegnare magari anche qualcosa, veramente non ha assolutamente prezzo. Non ha assolutamente prezzo. E però devo dire anche che nel tempo io mi sono trasformato tantissimo, perché io sono nato a fare fotografia e basta, e oggi giacomodori.com produce talmente tanto più contenuto e pochissimo materiale fotografico, perché le strutture sono rimaste pochissime, io quelle che mi rimangono dovrei farle, questo Covid permettendo, al massimo il prossimo anno, e poi concludo la ricerca fotografica e mi dedicherò comunque a scoprire altre dinamiche collegate sempre attraverso la fotografia, perché mi fa immergere. Però come core principale, come cuore principale del diciamo.com ci sono tantissime altre cose che si slegano dalla fotografia. I prodotti che dicevo prima, dalla serie di video, gli ebook, il gioco da tavolo .180, che è uno strumento di divulgazione e di approfondimento importantissimo, a cui sto lavorando dal 2012, doveva essere lanciato quest'anno, sarà rimandato al prossimo. Una linea di magliette, anche quella è stata congelata, che praticamente va a sostenere questi piccoli centri, laboratori in cui si fa attività artistica. Ecco, diciamo che questi sono tanti stimoli che si trasformano col tempo, che ti danno energia, perché comunque cambia la tua risposta. È come se fosse una sfida continua, quella mia, per trovare e adattare il messaggio sempre in modo più attuale possibile. Questo mi dà una grande energia, una grande forza per andare avanti, oltre ovviamente a qualsiasi cosa voi mi mandiate, mi scriviate, veramente. Grazie. Cosa ti appassiona di più del tuo lavoro? Il contatto con le persone. Dagli incontri che ho fatto dal vivo, in cui racconto le cose, alle mostre, a l'incontro veramente fisico, non tanto quello online, mi emoziona anche quello, però l'incontro fisico, per me poter guardare negli occhi una persona, poterla abbracciare è tutto, quindi l'incontro con le persone, quello è una cosa straordinaria.
straordinaria, perché se pensi che ho iniziato, me lo ripeto, ho iniziato per gioco e poi sono arrivato comunque a parlare a convegni, a fare anche delle docenze, vedere le persone lì che comunque ti ascoltano, che comunque dopo si intrattengono e fare due chiacchiere, prima questo non apprezzo, assolutamente. Grazie. Quali decisioni politico-istituzionali potrebbero migliorare in Italia la problematica della salute mentale? Secondo me, più che politico-istituzionali, le soluzioni dovrebbero essere individuali, cioè ci dovrebbe essere una postura meno paura, più consapevolezza. Innanzitutto, secondo me, quello che fanno i giornali e a volte i canali di informazione, comunque che poi sono state cavalcate anche da alcune forze politiche, è quello di creare paura, di mettere sempre questa aggressività sempre comunque fuori. Ora capisco che comunque si sta parlando di problemi effettivamente grandi, però quello che secondo me è necessario è abbassare un po' il tono della paura, e più che dalla politica dovrebbe partire dalle persone, dovrebbero avere più curiosità e meno paura, e perché poi alla fine noi tutti facciamo parte della stessa famiglia, fondamentalmente. Io non nascondo che quando ho iniziato a fotografare anch'io ero un po' estraneo, diciamo, al ruolo del paziente. Oggigiorno, dopo che comunque sono stato a contatto diretto svariate volte, posso dirti che ho sensazioni completamente diverse dal timore che avevo all'inizio, perché chiaramente ero effettivamente più giovane, però non ero mai entrato in contatto, e questo è una cosa importante. Noi abbiamo paura, combattiamo quello di cui abbiamo paura, e noi generalmente abbiamo paura di quello che non conosciamo, quindi noi combattiamo tecnicamente quello che non conosciamo, e però facendo così noi ci togliamo la possibilità di scoprire queste cose. Quindi secondo me è una riscoperta, deve partire da ognuno di noi, una leggerezza che deve ripartire da ognuno di noi, e poi di conseguenza passa alla politica, perché comunque la politica è lo specchio indubbiamente del paese. Grazie. Siamo all'ultima. Rifaresti la scelta di documentare manicomi? Forse ho già risposto a questa domanda, ma assolutamente sì. Sì, la rifarei mille volte, sì, perché comunque è stato un mondo che è talmente vasto, talmente ricco di storie, di particolari, di dettagli, di emozioni, di situazioni, di racconti, che perderlo sarebbe veramente un dramma. Non ci voglio neanche pensare al rischio di perdere un patrimonio narrativo del genere. Assolutamente sì, perché perderei, se non intraprendessi una strada del genere, perderei veramente un bagaglio di emotività e di umanità incredibile che sono sicuro riuscirei a trovare con molta difficoltà da altre parti. Ma poi anche tutto il legame che ho avuto, che ho tessuto in questi anni con le persone, cioè ho incontrato persone meravigliose, indescrivibili, veramente mi hanno accompagnato negli anni. Alcuni di loro li ho conosciuti e poi purtroppo sono deceduti, è vita vera. Io ho avuto veramente delle colpi emotivi importantissimi, veramente una bomba di emozioni che riesco a malapena a descrivere. Quindi tornassi indietro mille volte ricomincerei, assolutamente. Sarebbe un crimine, davvero, non farlo. Io con questo sono arrivato a conclusione. Io vi ringrazio perché della pazienza, perché è venuto fuori un video infinito a questo giro. E grazie, spero adesso di riprendere con costanza video, post e tutta quanto l'attività di divulgazione, che alla fine è un modo bello anche questo per stare insieme. Grazie per il vostro tempo e a presto.